fare una vita di merda che non ti porta a nessun risultato, quindi smettila di fare una vita di merda e invece migliora la tua autostima, migliora la tua autostima, perché ognuno di noi ha la possibilità di migliorare la propria autostima e superare quindi tutte le delusioni sentimentali-affettive, superare tutte le situazioni negative che non ci portano nessun risultato. Quindi abbiamo questa opportunità, abbiamo questa chance e quindi cerchiamo di utilizzarla meglio, perché altrimenti resteremo sempre in situazioni negative che non ci porteranno nessun beneficio. Salutiamo la nostra Rosi, che non ci porteranno alcun beneficio. Quindi è molto importante imparare a sbloccare tutte le negatività. Sbloccare tutte le negatività. E come possiamo fare questo? Per fare una vita migliore dobbiamo migliorare la nostra autostima, far sì che la nostra autostima diventi il nostro obiettivo principale. Nel frattempo, ovviamente, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Se vuoi dare un sostegno al canale, puoi fare una donazione al canale, altrimenti puoi abbonarti. Allora, nella vita abbiamo tante sfide. Ovviamente non è possibile pensare che questo viaggio straordinario, salutiamo la nostra Green Apple, salutiamo Sissi, non è possibile che nel viaggio straordinario che chiamiamo vita, che secondo molte tradizioni è veramente un'opportunità preziosa, noi la viviamo male, viviamo una vita di merda. Questo dipende da come noi affrontiamo gli eventi che ci capitano, perché gli eventi comunque capiteranno e dobbiamo imparare ad affrontarli nel modo migliore, dobbiamo imparare a superare gli eventi, a far sì che queste cose, che gli eventi vadano nel verso giusto, vadano secondo la giusta direzione. Quindi questo è veramente un fatto importante. Un passo cruciale è sviluppare una forte autostima. Per sviluppare una forte autostima dobbiamo necessariamente imparare a gestire le emozioni negative che accompagnano i fallimenti. Salutiamo Dante, che accompagnano i fallimenti. Questo è un punto fondamentale. Se volete comunque fare delle domande, dovete abbonarvi al canale o fare una donazione, questo lo ricordo. Ma comunque, dobbiamo imparare a esplorare delle tecniche di autocontrollo emotivo, sviluppare una mentalità di resilienza, che è un elemento indispensabile per affrontare le sfide della vita. E dobbiamo, diciamo, esplorare anche una vasta gamma di concetti che possono farci, diciamo, che ci possono aiutare, le discipline come ad esempio lo yoga, la meditazione, che ci possono aiutare a sviluppare molto meglio la nostra vita sentimentale, affettiva e la nostra vita lavorativa. Insomma, la prima cosa che dobbiamo identificare sono le fonti di negatività. Che cos'è? Dobbiamo allontanarci dalle fonti di negatività, dalle fonti di stress, dalle fonti di tristezza. Elimina dalla tua vita intanto tutte le persone tristi, tutte le persone negative. Elimina dalla tua vita tutte le persone che non ti portano nessun beneficio, tutte le persone che non ti portano nessun risultato. Questo è il primo punto fondamentale, no? Se noi restiamo vincolati a situazioni negative, se tu ti circondi di persone tristi, diventerai triste. Se ti circondi di persone depresse, diventerai depresse. Non è detto che lo diventi per forza, però è fondamentale riuscire a, diciamo, cercare di evitare questa tipologia di persone. Se poi te le vuoi frequentare, cazzi tuoi. Se sei un coglione, sono problemi tuoi. Dobbiamo anche imparare a sviluppare delle tecniche di rilassamento per lasciare andare un po' le energie negative, decomprimere tutta la negatività che possiamo avere. È molto importante imparare a decomprimere la negatività, perché tra l'altro vivere sotto una pressione costante è un'esperienza estremamente negativa, quindi dobbiamo imparare a scaricare le emozioni. Io suggerisco la meditazione, suggerisco delle strategie che ci possono aiutare da questo punto di vista. Imparare a meditare
è molto importante. Anche, ci sono anche delle tecniche di respirazione, il pranayama dello yoga, insomma, ma anche sapersi prendere cura di se stessi, insomma, e anche definire le priorità nella nostra vita, no? Noi dobbiamo avere delle priorità e dobbiamo, diciamo, e dobbiamo lasciare andare quindi tutte le persone rompicoglioni, ad esempio. Se hai a che fare con dei rompicoglioni, oppure se tu sei un rompicoglioni, cerca di non esserlo più, che è un altro punto fondamentale. Poi devi tenere presente un concetto fondamentale: non esistono fallimenti né in amore né da altre parti, esistono solo dei risultati che magari non sono ancora quelli sperati, ma tu puoi trasformarli, puoi cambiarli e farli diventare qualcosa di più, far diventare positivo in negativo, trasformare il male in bene. Ma è quello che ha fatto Gesù anche, diciamo, quando, come possiamo dire, moltiplicava i pani e i pesci, no? Ha queste caratteristiche molto importanti. Quindi analizza gli errori e falli crescere, falli aumentare. Nel frattempo iscriviti al canale, metti un like e fai l'abbonamento al canale per dare un sostegno al canale oppure fai una piccola donazione. Allora, quindi la cosa importante è saper analizzare gli errori in modo efficace, in modo da poter apprendere, diciamo, dagli errori passati e migliorare tassativamente le proprie capacità nel futuro, no? Quindi analizzare le situazioni con distacco dal risultato, perché se manteniamo l'attaccamento al risultato, anche qua, ma io lo amo, è pieno di coglioni, di coglione, che ma io lo amo, nel nome dell'amore. In nome dell'amore, diceva una canzone, no? In nome dell'amore, che poi non è un amore ma un attaccamento, giustificano tutta la merda che mangiano. Ora, se vuoi diventare un mangiamerda, sono problemi tuoi. Però non ti lamentare. Se mangi la merda, non ti lamentare, che poi non è buona. Impara a mangiare il risotto, no? Coglione. Perché altrimenti non otterrai nessun risultato, otterrai semplicemente il risultato di continuare a mangiare merda. E invece bisogna sganciarsi da queste cose. Quindi questo è un punto importante. Non devi accettare anche gli errori come parte del processo di miglioramento. Poi ovviamente c'è un altro grande capitolo per migliorare la tua autostima che è legata alle tue paure. Perché anche qua, se continui a mangiare merda, continuerai a mangiare merda. Se ti lasci dominare dalle paure, questo è un punto importante: o si dominano le paure o si è dominati dalle paure. Quindi le paure di che cosa? Puoi avere paura di tutto, puoi avere paura di tutto. In nome dell'amore io combatterò, ma che cazzo combatti? L'amore non richiede combattimento. Questa è una canzone idiota. In nome dell'amore si combatterò. L'amore non richiede combattimento. L'amore, se è combattimento, non è amore. L'amore deve accadere spontaneamente tra due persone. Se tu hai paura di perdere l'amore, sei un cretino, sei una cretina. Allora, quindi bisogna imparare invece a sviluppare situazioni diverse, no? Le paure quali sono? Beh, le principali paure sono le paure del fallimento, no? Le paure del fallimento, la paura di essere lasciati, la paura di essere abbandonati, la paura di, salutiamo anche Massimo, il mio omologo, Massimo Minerva. Queste paure, diciamo, dobbiamo levarcele dai coglioni. Quindi, ad esempio, la paura, se tu temi il fallimento, continuerai a fallire. Se tu temi l'abbandono, continuerai a essere abbandonato. Qualunque cosa temi, la duplicherai dentro te. Non dobbiamo, ad esempio, fottercene altamente del giudizio degli altri. Il giudizio degli altri è lo salutiamo Sissi. Il giudizio degli altri è lo sterco del diavolo. Quindi lascia perdere il giudizio degli altri. Non deve essere la fonte principale della tua autostima. Anzi, del giudizio degli altri te ne devi allegramente sbattere i coglioni. Perché uno che ti giudica è soltanto un pezzo di merda, perché non ha bisogno e non dobbiamo dargli assolutamente credito. Prendere i giudizi degli altri e usarli come supposte. Tu dove te le metti le supposte di solito? Mettici i giudizi degli altri nello stesso posto. Quindi
Devi accettare anche, salutiamo anche Patrizia Comis, devi accettare anche che il cambiamento, no? Perché non puoi pensare che le situazioni siano sempre uguali. Le relazioni d'amore iniziano, hanno un'evoluzione e poi probabilmente possono anche finire o potrebbero anche durare, ma non è detto che debbano durare per forza. Tutto quello che ha un inizio può avere una fine, anche la vita ha un inizio e una fine, quindi di questo dobbiamo rendercene conto. Questo è un punto fondamentale. E ricordo che se volete fare domande dovete fare una donazione. Dante Alighieri, se no preferisco Petrarca, Francesco Petrarca, che era molto meglio. Dante, tra l'altro, Dante Alighieri ha detto soltanto un sacco di puttanate, no? Con la morca nulla amata mar perdona, la più grande puttanata di Dante Alighieri, no? A morca nulla amata mar perdona, no? Il sommo poeta ha preso un'enorme cantonata. Il sommo poeta ha preso un'enorme cantonata da questo punto di vista, perché tu puoi amare quanto vuoi una persona e non esserne ricambiato. Quindi dobbiamo però accettare i mutamenti sono importanti, accettare il cambiamento è fondamentale. Se noi non sappiamo accettare il cambiamento, non otteniamo nessun risultato, non possiamo sperare o pensare che le cose possano essere sempre uguali a se stesse. Le cose cambiano, le cose si trasformano, non restano sempre uguali, ma questo fa parte della vita, è la vita che è fatta così, la vita cambia, la vita si trasforma. Quindi devi imparare ad accettare il cambiamento. E devi imparare ad accettare una cosa fondamentale, che se una cosa non è risolvibile non è un problema, i problemi hanno tutti una soluzione. Quindi, tra l'altro, una cosa fondamentale, identifica chi ti critica, identifica le critiche distruttive. Le critiche distruttive sono un grande ostacolo al miglioramento. Se uno ti critica, mandala a fanculo, in seduta stessa, ma anche dentro di te, perché è molto importante questo gesto catartico. Questo gesto del vaffanculo, perché dicendogli un bel vaffanculo, anche ad esempio, se un tuo fidanzato, tua fidanzata, tua moglie, tuo marito ti critica, ma mandagli a fanculo, che tieni a fare tutte le persone che in qualche modo, diciamo, ti criticano. Ma le critiche, cioè, non dobbiamo. Tra l'altro, talvolta siamo noi, i nostri peggiori, diciamo. Le peggiori, come dire, le critiche peggiori talvolta sono espresse da se stessi verso se stessi, quindi dobbiamo imparare, le critiche distruttive degli altri, basta mandare a fanculo gli altri. E su noi stessi esprimiamo, invece dei pensieri positivi. Ovviamente le critiche sono inevitabili, no? C'è quella cosa lì che diceva, se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre. Se sei un coglione ti tirano le pietre, se sei intelligente ti tirano le pietre, insomma, c'era quella canzone, no? Negli anni 70, 60, 70, non so in che anni era, 70 forse, se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre, adesso non mi ricordo esattamente com'era il titolo, com'era la canzone, però che ci fa capire che tanto sarai criticato comunque, qualunque cosa tu faccia, salutiamo Giovanna, qualunque cosa tu faccia. Ci sarà sempre gente che ti criticherà negativamente. Allora mandali a fare in culo una volta per tutte, così ti sei tolto il problema. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Dobbiamo affrontare le critiche in modo assertivo, utilizzarle per migliorarci. Dobbiamo utilizzare tutto quello che ci capita a tiro per migliorare noi stessi. Questo è il concetto di fondo. La chiave della trasformazione è avere una mentalità di crescita, una mentalità di miglioramento. Quello che in Giappone chiamano Kaizen, che non è una pratica erotica, il Kaizen, cioè ho fatto il Kaizen, non è una pratica sadomaso, quella che la Sissi fa su Pippoli, non è una pratica sadomaso, il Kaizen. Kaizen significa in giapponese miglioramento continuo e quindi tu devi imparare a migliorarti continuamente, avere una forma mentis di miglioramento continuo. Salutiamo Gina De Katzan, avere veramente una forma mentis di miglioramento continuo, una forma mentis di Kaizen, quindi progredire, quindi sviluppare un atteggiamento curioso verso la vita.
sviluppare, diciamo, un atteggiamento di successo verso la vita, una mentalità positiva. Che differenza c'è tra l'ottimista e il pessimista? Beh, il pessimista vive male anche tra una fregatura e l'altra, l'ottimista vive bene tra una fregatura e l'altra. Quindi, e poi circondati di persone positive, i cagacazzo, rompicoglioni, pezzi di merda, tristi, depressi, etilisti, fumatori, fumatrici, levateli dai coglioni, perché sono tutte persone estremamente negative che ti portano delle abitudini negative, no? Ma uno dice, vabbè, ma un fumatore, una fumatrice, e che cazzo, mi porta sì delle abitudini negative, fuma, mi impregna i vestiti di fumo, che mi fa schifo. Cioè, rischio del fumo passivo, rischio queste cose, levateli dai coglioni. Anche le persone schizzate, le persone diciamo che non sono stabili, levatele dai coglioni. Circondarsi di persone positive è essenziale, no? È un qualcosa che è fondamentale perché, come dire, noi comunque, in qualche modo, anche se siamo schermati, anche se cerchiamo di proteggerci, abbiamo sempre, insomma, la difficoltà e quindi dobbiamo identificare poi le nostre fonti di motivazione per essere più felici. La motivazione è la chiave per il successo, è la chiave per attraversare la morte. Devi essere motivato, devi essere motivato, e andare, diciamo, e andare avanti, no? Quindi bisogna imparare a capire quali sono le fonti delle motivazioni, imparare a sviluppare motivazione. La motivazione è un po' come il serbatoio, il carburante nel serbatoio. Se non c'è carburante nel serbatoio, non c'è un cazzo da fare. Questo è un punto fondamentale, no? La motivazione è come una fiamma, no? Che brucia dentro, no? Una fiamma che brucia dentro, sembra il titolo di una canzone, che ci spinge a migliorarci, che ci spinge a fare delle cose rispetto a delle altre, no? È un processo continuo, la motivazione che richiede anche riflessione. Dobbiamo perseguire i nostri sogni fondamentalmente in piena libertà e in armonia con noi stessi. Iniziamo a identificare le fonti di autostima, iniziamo a comprendere l'autostima, iniziamo a capire come darci motivazione e darci autostima. Ovviamente per fare questo dobbiamo trattare bene noi stessi. Quindi inizia a ripeterti il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Questo è un punto fondamentale, no? Io sono la persona più importante del mondo. E io mi amo e mi accetto così come sono. Queste cose sono molto importanti perché spesso dentro di noi ci sono, c'è, cioè, come direbbe la nostra genettina, un self-talk, cioè un autodialogo, un dialogo interiore, no? Self-talk, magari non so se la pronuncia corretta, self-talk. Quindi il dialogo verso noi stessi deve essere un dialogo positivo. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Vaffanculo a tutti gli altri. Ci aggiungiamo anche questo. Vaffanculo a tutti quelli che non mi amano, vaffanculo a tutti quelli che non mi vogliono. Vaffanculo a tutti, insomma, così facciamo un vaffanculo generico che porta sempre bene. Quindi praticare l'autocompassione. Praticare l'autocompassione è un punto importante perché è una tecnica molto utile. Iniziamo a essere gentili verso noi stessi, iniziamo a sviluppare gentilezza verso noi stessi, iniziamo a sviluppare, diciamo, gentilezza, iniziamo a sviluppare accettazione verso noi stessi, iniziamo a sviluppare tutte le cose che possono darci benessere, no? E dobbiamo essere flessibili. Essere flessibili non vuol dire essere molli come pippoli, però, Essere flessibili significa adattarsi a varie situazioni. Salutiamo la carampagnocca, Patrizia Perotti, benvenuta Patrizia. Essere flessibili non vuol dire essere molli come il Pippi, ma essere flessibili significa sapersi adattare a diverse situazioni, adattarsi, avere la capacità di adattarsi anche a situazioni diverse.
a superare situazioni che potrebbero essere negative. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo avere la capacità di adattamento. L'arte della flessibilità è l'arte vincente. La flessibilità emotiva anche vuol dire che lo sviluppo della flessibilità emotiva è una caratteristica cruciale, no? È un carattere cruciale per, diciamo, migliorare noi stessi. Dobbiamo guardare le cose da angolazioni diverse. Dobbiamo renderci conto che non dobbiamo avere dei blocchi, dei vincoli, ma dobbiamo essere flessibili. Flessibili vuol dire che dobbiamo dare emozioni diverse alla nostra sfera emotiva, non essere vincolati dalle solite emozioni. Ovviamente, questo serve a sviluppare forza interiore. La forza interiore vuol dire che se uno mi abbandona o se una mi abbandona, fanculo, non sa quello che si è persa. Ma poi non ci stai a pensare, no? Ci sono dei coglioni, oggi è nuvoloso, sì, ci sono dei coglioni che dicono: ah, ma il mio ex non mi interessa più, la mia ex non mi interessa più, e poi continuano a pensarla, continuano a scrivere, magari ne parlano anche male. Tutti questi coglioni che continuano a parlare dell'ex, della ex, magari parlandone male, perché sono ancora coinvolti. Salutiamo Roxy, non se ne sono liberati, stanno ancora lì coinvolti. E tutte queste persone, diciamo, hanno questo modo di fare, perché sono dei poveracci, no? Sono dei poveracci, sono dei coglioni che non sanno sviluppare la resilienza, no? Continuano ancora a parlare dell'ex, della ex, magari ne parlano male. E questo è. Oggi alle 17 è prevista una bomba d'acqua. Puta chi pareu, come dicono in Brasile, la bomba d'acqua. Qua speriamo che non arrivino le bombe vere, quelle, perché secondo me, se andiamo avanti così con i governanti che ci ritroviamo, presto ci cadranno in testa le bombe vere, non le bombe d'acqua. Ci cadranno in testa le bombe, diciamo, le bombe. E ci sono quelli che continuano a parlare dell'ex: no, la mia ex era così, la mia ex era cos'ha. Sono dei poveri coglioni, dei poveri mentecatti che non capiscono niente, che non riusciranno mai a raggiungere nessun risultato perché sono ancora legati all'ex e non riescono a venirne fuori. Quindi sono dei poveracci, dei disgraziati, dei mentecatti, che dicono di essere riusciti, no, a superare l'ex, invece continuano ad alimentarsi sempre. Continuano ad alimentarsi sempre, mi viene a infilare un dito nell'orecchio, non so perché, continuano ad alimentarsi sempre di quello che la ex o l'ex. E quindi lì bisogna imparare a sviluppare le nostre potenzialità. Sviluppare le nostre potenzialità è un fatto molto importante. E quindi sviluppare la resilienza. La resilienza è la capacità di mandare a fanculo tutte le persone. Sviluppare la resilienza servirà ad affrontare in modo costruttivo le critiche. Se uno ti critica, gli fai il triplo ombrello, il triplo gesto dell'ombrello e te lo togli dai coglioni. Quindi questo è l'unico modo per smettere di mangiare merda. Però ci sono tante persone che invece continuano a voler mangiare merda, continuano a voler mangiare merda. E quindi continuano a voler mangiare merda, continuano a voler, diciamo, come dire, non liberare le proprie potenzialità. Noi dobbiamo identificare le nostre convinzioni limitanti se vogliamo passare dalla merda al risotto. Se vogliamo passare dalla merda al risotto, diciamo, dobbiamo liberare quelle che sono le nostre potenzialità, no? Sviluppare, non entrare mai in crisi di identità, cioè imparare a dire: io sono quel che sono, se ti vado bene così, se non ti vado bene, sai che c'è, te ne vai fuori dai coglioni perché mi hai rotto il cazzo, te ne vai fuori dai coglioni, io sono quel che sono e faccio che cazzo voglio. Questo è praticamente una persona che non è in crisi di identità. Quindi cerca di non finire in crisi di identità perché altrimenti resterai bloccato. Quindi devi imparare anche a sperimentare nuove strategie, perché se continui a fare le stesse cose otterrai sempre gli stessi risultati, no? Questo lo diceva anche Einstein: più continui a fare le stesse cose, più svilupperai sempre gli stessi risultati. Allora, se vuoi cambiare qualche cosa, se vuoi cambiare qualche cosa nella tua vita di merda,
e rendere la tua vita meno di merda, diciamo, rendere la tua vita più gradevole, rendere la tua vita più piacevole, devi smetterla, no? Devi smetterla di continuare a parlare dell'ex, a rimuginare, a dire, ma le cose qua, ma io lo amo, io lo amo, ma io lo amo, io lo amo. Allora, cerca di uscire dalla tua vita di merda, datti nuove emozioni positive. La sicurezza in se stessi è fondamentale, la creatività è fondamentale. La creatività è un altro aspetto importante, no? Devi pensare fuori dagli schemi, utilizza il pensiero laterale di De Bono, no? Non puoi pensare sempre come gli asini, no? Tu sei come gli asini che ti mettono il paraorecchi e vai avanti a testa bassa, no? Come i muli. Ci sono persone che sono più testarde dei muli, non hanno un minimo di flessibilità, non hanno un minimo di creatività. E allora invece dovrebbero imparare a essere creativi, non cretini, creativi, perché voi siete cretini, non creativi. Cioè cambia qualcosa, no? Tra creativo e cretino, però alla fine bisogna imparare a essere creativi, non essere cretini. La sicurezza in se stessi è essenziale per affrontare le difficoltà con determinazione, con successo, no? Sperimentare nuove strategie potrebbe anche sembrare rischiosa all'inizio, però poi è quello che dobbiamo imparare a fare, no? È l'unico modo, no? Fai delle cose diverse, cerchiti nuove opportunità, fai quella che viene chiamata, diciamo, il training, emotional training, no? Fai delle cose diverse, impara, no? A fare un fitness mentale, a fare delle cose diverse. Questo è un punto importante, no? Sperimentare nuove cose, nuove attività, nuove persone. E non stare sempre a mangiare lo stesso risotto, perché lo stesso risotto, se te lo mangi, mangia il risotto oggi, mangia il risotto domani e diventa un qualcosa di schifoso fondamentalmente. Quindi devi crearti un piano d'azione, un piano d'azione, un piano d'azione fondamentale. Devi superare il terrore del fallimento, devi focalizzarti sui pensieri positivi e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi. Non devi chiederti cosa mi capiterà se fallirò, ma devi dire che vantaggio avrò se avrò successo. È utile, tra l'altro, circondarti di persone positive, di persone di successo. Se ti circondi di quei soliti quattro sfigati dei tuoi amici che ti porti sempre dietro, che cazzo di risultati pretendi di avere? Quelli sono sfigati. E quelli sfigati hanno una mentalità da sfigati, tenderanno a dirti, ma non fare questo perché è pericoloso, ma non fare quello per non fare quell'altro, ma non fare su, ma non fare giù. Tenderanno a farti sentire sempre inconsistente, tenderanno a farti sentire sempre una nullità. E se tu vuoi essere una nullità, allora vaffanculo, cioè diciamo, no? Cerca di smettere di essere una nullità. E cerca di diventare una persona migliore. Lasciati ispirare da persone di successo. Crea obiettivi che siano smart, specifici, misurabili, accessibili, realistici e temporalmente collocati. Ricordiamoci che un obiettivo deve essere sempre smart, altrimenti non è un obiettivo, no? Altrimenti porta sfiga. Invece l'obiettivo smart può portare a successo. L'obiettivo smart ci può portare, diciamo, dei grossi vantaggi da questo punto di vista. Quindi l'obiettivo, qualunque obiettivo sia, deve essere sempre un obiettivo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato se vuoi ottenere un risultato. E le esperienze passate non ti devono condizionare. Se hai sofferto, cioè le cicatrici del passato devono indicarti dove sei stato, non devono dirti dove andrai. È un altro appunto fondamentale questo. Usa le tue esperienze del passato per sapere dove vuoi andare e quindi per migliorare, per trascendere il passato e farlo diventare qualcosa di positivo. Cioè devi imparare dalle esperienze, analizzare il passato ma sempre con distacco dal risultato, perché tanto nel bene e nel male le cose cambieranno. Quindi devi apprendere, diciamo, da esperienze che sono capitate anche ad altre persone, ad esempio, no? Come dire, se io devo imparare che un fungo è velenoso, non è che devo mangiarmelo io, se vedo che un altro se lo mangia e schiatta, beh, ho imparato dalla sua esperienza negativa, no? Perché uno dice, fai l'esperienza negativa, ma non è che, come dire, se vedi uno che mangia un fungo e dopo un po' muore, non è che ti metterai a mangiare anche tu quel fungo, io devo capire.
se l'esperienza è veramente positiva. L'esperienza negativa dell'altra persona ti darà un suggerimento, ti darà un risultato. Quindi è molto importante anche sviluppare queste capacità. Poi importare anche imparare a perdonare se stessi, fondamentalmente, imparare a cambiare il dialogo interiore. Il dialogo interiore ha un enorme impatto. Che può essere benefico, no, sulla nostra vita, ma può anche essere malefico. Spesso ci accorgiamo, ad esempio, che siamo spesso vittime di pensieri negativi, pensieri critici, quindi dobbiamo imparare a cambiare definitivamente il nostro dialogo interiore, sostituirlo dal negativo al positivo, è molto importante. Quindi queste sono un po' le cose, no, che devi imparare a fare ed essere grati soprattutto all'universo. Soltanto chi sa praticare la gratitudine potrà avere dei grandi risultati. Se non sai praticare la gratitudine, sei grato e non sei grato, ti concentrerai su quello che non hai anziché su quello che hai. E la gratitudine è una delle emozioni più benefiche che possiamo sperimentare nella nostra vita. La gratitudine ci porta una luce positiva, ci porta energia positiva, ci permette di essere felici. Praticare la gratitudine, ci sono diverse strategie. Ma è ad esempio quella di tenere un diario della gratitudine. Prenditi un pezzo di carta, se sei capace a scrivere, scriviti delle cose ogni giorno, 3-4 cose di cui essere grato, che la vita ti ha dato, di cui essere grato. Scoprirai che ci sono molte più cose di quanto tu immagini se ti focalizzi su ciò su cui devi essere grato. È molto importante questo. Ti permetterà di superare la negatività, ti permetterà di superare tante situazioni avverse e negative. Bene.